tra 5 minuti alla partenza della gara internazionale femminile, penultimo atto del 90° cross 5 mulini. Nadia, venite qua un attimo che faccio una foto. Ok Paolo, allora quando vuoi, eh. Numero 13 per l'Atletica Ponzano, Michela Moreton. Numero 12 per Battaglio Custorino, la campionessa europea squadra di cross a Dublino. E argento ai campionati europei under 23 a Tbilisi, Anna Arnaudo. Numero 11 per la campionessa europea squadra di cross, Giovanna Selva. Il numero 6 è per la tre volte campionessa europea di cross, Nadia Battocleti. Numero 5, atleta slovena, argento agli europei di Dublino di cross, argento agli europei di Tbilisi under 23, la slovena Clara Lukan. Numero 4 per la ruandese Clementine Mukandanga. Numero 3 arriva dal Kenya, Moni Lucy Mavia. Numero 2, altra atleta degli altipiani, è Zena Cemutai Yego. Numero 1 per Teresa Mutoni Gatteri. Ora un attimo d'attenzione, signori. Signori, un attimo d'attenzione, dobbiamo fare un minuto di silenzio per la scomparsa avvenuta questa settimana di un giovane atleta che gareggiava per le Fiamme a Padova, che si è sentito male e poi è mancato in settimana durante una gara di cross in Veneto. Il suo nome era Carlo Alberto Conte. Un applauso, grazie. E allora torniamo fuoco alle polvere, come si suol dire. Da seguire la gara di Martina Merlo al numero 7 ed è calanese il numero 8 Giulia Zanne, numero 9 Federica Zanne al numero 10, numero 6 Fernanda Battocleti. Primo piano della partenza, la grafica, ricordiamo la regia, è curata da Gloria Ganassin, commento tecnico di Ronaldo Pizzolato, voce di Franco Bologna. Dovranno ormai esserci, lo spettacolo sarà assicurato, qui noi siamo curiosi di vedere come si batteranno le nostre ragazze. Le ragazze che hanno conquistato il titolo europeo a squadra a Dublino a dicembre via colpo di pistola sono partite. E Ale, la rumba, la danza, il rock, il cross è cominciato, lo spettacolo tra i prati quest'oggi in una splendida giornata di sole. Lo abbiamo qua a San Vito Verona, dove si festeggia la 5 mulini numero 90. E Ale, bello, subito da vedere davanti cosa accade.
tutto insieme appassionatamente, questo è più che ovvio. Vedremo se le africane già mettono il naso davanti oppure preferiscono rimanere intruppate, anche perché bisogna ammettere, Paolo, sono tante, sono partite in tante, un buon numero, il che testimonia anche della bontà della manifestazione. Davanti abbiamo non delle ombre nere, ma delle ombre bianche, Bella, una un colore rosso i capelli, Clara Lucan. E la slovena Lucan, che rinnova il duello con Nadia Battocleti. Sono una fianco all'altra in questo momento. Allora, si sta tremando leggermente. Allora andiamo a ricordare che cosa ha raccontato oggi Nadia Battocleti. Ha raccontato, l'ho solo accennato prima, nella corsa della settimana il vaccino le ha provocato qualche problema, ovviamente qualche febbre, un allenamento saltato e a determinati livelli la questione può essere complicata, ma ha anche ricordato al sottoscritto che quando era bambina lei guardava sempre la Cinque Mulini in televisione con la mamma per vedere le imprese di papà Giuliano, e adesso esserci lei è un momento importantissimo, quasi un passaggio di consegne. Nadia Battocleti che ha già annunciato che poi correrà in quel Ancona in occasione dei campionati italiani, dopo le promesse indoor, poi farà due appuntamenti in Spagna e uno in Francia, sulla distanza dei 1500 e dei 3000 metri, e poi qualcuno, un amico nome, le ha consigliato ovviamente di non prendere parte, così almeno pare, ai mondiali di Belgrado. Vi abbiamo raccontato tanto. Allora qui intanto ci sono gli ultimi vincitori sul video, anche a casa lo vedranno, sono i cosiddetti post winner, e intanto le pretendenti al trono, cominciano a mettere il tassino davanti, anche Anna Arnaudo, grande protagonista dell'estate scorsa, Anna Arnaudo, che 5.000 metri si è più volte messa in luce. Però Paolo, le italiane, la ruandese Bukandanga nelle prime posizioni, ma c'è la polpa della Giovanna, che è Nadia. Quest'anno Nadia Battocleti, seriamente, quest'anno mai più. Affiancata sempre dalla slovena Lucan, tre tornate per un totale di 6.200 metri. Gara per Palatifini e Nadia Battocleti è il nostro punto di riferimento attuale, mentre in pista distanze più brevi, 8.500, l'altro punto di riferimento è Gaia Sabatini, la prima Verona. Bella, adesso anche il passaggio, abbiamo magari qualche difficoltà di visione visto il sole basso che ci impedisce magari di vedere meglio sul monitor. Comunque il gruppo di testa, il gruppo delle migliori, che non è un gruppo di testa, è molto cospicuo. Per ora eccole qua che le vediamo bene, Nadia Battocleti in mezzo, le africane davanti, poi c'è la Lucan Anna Arnaudo, Rebecca Revedo dietro, sì, il
ciale africane cominciano a dire la loro e cominciano a strappare. Vediamo quanto riescono a tenere le nostre. Passaggio già all'interno del mulino, meraviglia, e qua è una difficoltà affrontare proprio questi interni, tre gradini per uscire. La porta è rimasta aperta, chiaramente, perché qualche tempo fa magari qualcuno uscirebbe, però la porta è sempre aperta. Notare che ce ne avrebbero le posizioni della domenica, quando viene effettuato un gruppo compatto, come hanno fatto seppur disposto in fila indiana, però obbliga e costringe gli atleti a una decelerazione per poi continuare nel ritmo di gara. Ne ha arrivato Tetti in terza posizione, dietro di lei la Deniana Muli. Per la Muli protagonista dall'ultimo campaggio, sì. Adesso vediamo bene il momento, sono 5 davanti, una Luca che chiude il momento, le tre africane, Nadia Battocretti e Luca, non lo so per certo perché la visuale con il suolo di faccia è piuttosto difficoltosa. Si conclude il primo dei tre giri. Ed è Arnaldo alle spalle, ecco l'ordine del passaggio. Diego, Gattelli, Battocletti, Lucan, Muli, Arnaldo, Lonedo, Selva, Merlo e Federica Stanne, dalla prima alla decima posizione. Non male le azzurre, non male Martina Merlo, non male Rebecca Lonedo, niente male le zanne, no, direi bene, almeno però al termine del primo giro si lasciano, è chiaro, tanto diamo il passaggio, primo giro 7 minuti 11 secondi, 3 e 16 al chilometro, tempo stimato alla fine, tempo finale 20 e 15 su 6 chilometri e 3. Sì, le africane davanti sicure, convinte, Nadia in terza posizione, vengono anche Ronedo e Arnaldo, vengono bene, siamo nel secondo giro, quasi un 600 metri, 700 metri, siamo a metà gara. E anche Giovanna Selva nel drappello di testa. Giusto segnalare la ragazza allenata, avevamo già detto, da Severino Bernardini. Conferma Diego Guatelli, Patroni, Luca, Napoli, Arnaldo, Rodrigo e Selva. Ecco, Selva viene data 2 secondi di distacco, Merlo, idem. Ed ecco, attenzione, più o meno metà gara, e fa un po' elastico, lo vedo. Fa un po' elastico, la vedo allenata. Lonedo allenata da Stefano Baldini. Stefano Baldini, ultimo atleta italiano a salire sul podio della Santa Verona nel 2005 nella gara maschile. E poi attenzione, bello per tutto questo di testa, bella questa lotta, è bella la lotta, affascinante, il sapore della corsa campestre, e tutta qua non c'è più neanche il vento, c'è un clima quasi estivo, le famose tre fango e fatica oggi non ci sono, c'è solo la fatica finale per affrontare la gara, il freddo non c'è e il fango neppure. In sette al comando in questo momento, una a fianco all'altra, Lucan, Lara Lucan, Nadia Battocletti, fa vedere anche Teresia Gatteri. Allora, Vittorio Gatteri nata nel 2002, l'altra keniana è la Diego, pure lei nel 2002, e la Muli è nata nel 1998. Luca e Nadia Battocletti sono nate nel 2000. Selva, Arnaldo, sono
come promesso, guarda, prende il punto, mi sento la Giovanna Santa Maria Talella. Ora lo scelgono, così come Anna Arnaldo Piemontese. Ora attenzione, attenzione, una impulsità più veloce, lei applicare comincia a spazzare, a tanto che abbia fatto tutti i rischi che viene e per cui comincia a prendere il gioco. Giacari, Diego, Muri, Cattoletti, Lucas. Sì, ritorna il primo piano da una delle tante telecamere fisse poste sul percorso di gara. Nadia rimane incollata alle atlete dagli altipiani. Eh sì, tra l'altro particolare non indifferente Nadia Battocletti, bocca molto aperta, sta cercando di ritrovare più possibile ossigeno. L'abbiamo vista in un momento, chiamiamolo, lieve difficoltà, e comunque è quarta, adesso quarta, ma mi sembra rimane nel contesto di testa. Il passaggio è all'interno del mulino, siamo quasi alla fine del secondo giro, tra poco quando arriveranno qua da noi, ultima tornata, ultimo giro, ultimo regalo. Ultimo giro, ultimo regalo, chi succederà al Kenecio che ha vinto a marzo del 2021, vi ricordate, per la pandemia, la 5 Mulini si è spostato un paio di mesi come due di classico campaggio, invece allestito nel mese di marzo, era una giornata più o meno con questi risultati. Coordinativi con loro ci prendete voi. Attenzione perché scappano in tre, scappano Gatteri, Diego, Muri. Nada, perso qualche metro. Allora, attenzione, la notizia è questa, Nada Battocletti si è ritirata prima di entrare nel mulino. Fortunata la prova di Nadia, prima di entrare nel mulino si è fermata, avevamo notato questo particolare, bocca molto aperta. Forza Anna, forza Anna, dai, che è finita. Ossigeno, e allora andiamo a vedere, per iniziare l'ultimo giro, è Rebecca Lonego, la prima delle nostre. La prima delle azzurre. Gatteri, Diego, Muri, Lucan, Arnaudo, Lonego. Questi primi sei passaggi all'inizio dell'ultimo giro. Quinta posizione per Anna Arnaudo. Allora andiamo a leggere il tempo di 13:34. Tempo finale 20 minuti e 2 secondi, 3:14 al chilometro. Si viaggia 3:14 al chilometro e allora andiamo a controllare i due. I due hanno preso il largo, due atleti africani hanno preso il largo, la lotta è ormai tra di loro, Anna Arnaudo in quinta posizione con almeno una quindicina di secondi di distacco e 10-15 secondi nei confronti della testa della prova. Allora anche in questa occasione vedremo una atleta africana. Le atlete africane prima, seconda e terza, cioè il cammino del podio, sarà loro, purtroppo anche questa volta. Gatteri, Diego, in al comando. Nomina la Luca. Attenzione, attenzione anche la Clara Lucan. E questa volta una sorta di via libera. Grazie.
ti vedo tornare. Tutti la telecamera sulle corde di testa, sarebbe interessante vedere se Lucan, la gara di Lucan e di Moli, che si giocano la terza posizione. Siamo all'ultimo giro, siamo all'ultimo giro. Curva secca a destra per la coppia di testa, tra un mondo ci sarà il passaggio all'interno del mulino, interessante la lotta, questo per la terza piazza ancora Luca Slovena. Potrebbe dare una soddisfazione all'Europa. Sì, la terza. Allora il passaggio del visto velocemente l'immagine del passaggio all'interno del mulino, dovremmo ormai esserci, si dovrebbe chiudere però attorno ai 20 minuti, siamo a 17, ma già vedo che la zona d'arrivo cominciano a prepararsi in zona d'arrivo gli attenti al cerimoniale, le ragazze che devono portare un nastro. Eccolo qui che viene tirato e pian piano ci si portano avanti. Mi raccomando i fotografi, chiedo cortesemente ai fotografi di rimanere tranquilli nelle loro posizioni. Catena, raccomando, vengo in seconda posizione, Catena ha qualcosina di vantaggio. Guido, uscita, 18 minuti e 25. E andiamo a prendere il superguardo, le principali protagoniste, la vincitrice, le protagoniste, quelle che hanno dato spettacolo, e penso ai frati, tra i mulini, delle rocce, sì. E questa celeberrima 5 mulini numero 90. Mezzo bene, questa è la prima gira, siamo a 19 minuti, 19 minuti di gara. Vedremo se diventa un buon indicatore o viene due puntali indietro. Per questione di attimi, eccola là dalla parte opposta e c'è la Gatteri davanti. Scende velocemente, discende, gira a sinistra, eccolo qua, in punto d'arrivo, voglio l'applauso per la vincitrice, e c'è la Gatteri che vince il 19:40, seconda piazza per l'Ariego, Kenya, e allora terza posta, guarda Lucan, bravissima Lucan Slovenia, l'Europa torna sul podio. Aspettiamo la zona, vediamo chi la scelta per prima tra un metro, sarà Arnaldo che è davanti, qui intanto arriva la Bulli, mentre bravissima, complimenti a Anna Arnaldo, prima della Giulia. Dietro Anna Arnaldo, spunta con la coda, si viaggia da destra a sinistra, Castina e Ferro. Bravissima Martina, sul finale di Martina Ferro. Grande, vai Paolo. Grazie.
vediamo un attimo. Martina, Martina Merlo, come sei? Ciao, ciao. Anna, mi segui? Alzo la mano. Anna, non lo so. Scusa se ti faccio vedere più buono, ma se non il microfono non si sente. Ciao, complimenti. La 5 minuti di distanza. La vota la mano. Andrea. Era dura? Diciamo che è stato fatto tutto per comunque aiutarmi a prendere consapevolezza di competenza e quindi la risposta è che ho tirato i comodini e ha aiutato a distruggere il tassello della mia autostima che è per quello che fa per correre la natura. Io ho un'immagine precisa tua che salvi il mio panario a fatto più. Sono il mio anticrino, molto bella. Vorremmo venire di scattare tu, ha peccato per Nadia che sei fermata oggi. Fatemi scappare. Per Nadia sono stata sulle sezioni, mi sono davvero molto speranza. Muri, Renato. Quindi posso avere un gesto di bellissimo. Ad avvicinarsi al palco per la premiazione il consigliere del consorzio Fiume Olo Gianni Piapparini, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il sindaco di Castara Primo Giuseppe Pignatiello. Signore e signori, protocollare di premiazione della gara femminile Cross 5 Mulini. Al terzo posto, Coppa Carlo Giancarlo Morelli, consegnata dalle mani di Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castara Primo e presidente della conferenza sindaci Alto Milanese. La slovena Clara Lucana.
anche questo. Seconda classificata Coppa Carlo Gallo Stampino e Rosanna Mariuccia, consegnata dalle mani del sindaco di Legnano Lorenzo Radice. Portacolori del Kenya, Zena Cemupai-Lego. La regina della Cinque Mulini 2022, in rappresentanza del Kenya, Coppa Consorzio Fiume Olona, consegnata dalle mani del consigliere Gianni Chiapparini, Teresia Mukweni Kateri. Facciamo un grande applauso per Teresia Cattelli, per Sena e Diego, Clara Lucan, all'applauso lo continuerò per tutte le donne che hanno animato il penultimo atto del 90° 5 Mulini. C'è spazio anche per la prima atleta azzurra, Anna Arnaudo. Thank you.
Bene, signore e signori, procediamo con la premiazione della gara riservata alla categoria juniores femminile. Invitiamo ad avvicinarsi al palco premiazione Sara Pettinelli, sindaco di Inveruno, consigliere della città metropolitana, e Ivan Muraro, eredi in ricordo di Domenico Vecchio. Al terzo posto, Coppa Comune di San Vittorio Lona, in ricordo di Domenico Pecchio, medaglia di bronzo e i fiori per Nike Feinaira Frick. Posto per l'Atletica Verona SD Pindemonte, Agnese Carcano. Vince la gara riservata alla categoria Juniores per Sport Project VCO, Alice Piana. Industria Alto Milanese, medaglia d'oro e fiori per la vincitrice. Arriva anche Alice Carcano, che si aggiudica la Coppa Carlo Gallo, che si aggiudica la Coppa Regina Lombardia di Ricordo di Alfredo Lui. Grazie. La tempestà sarà entrare, però
E il momento clou della finale della 19ª edizione, 100 e poi passa. Atleti, un numero incredibile di quelli che vengono da parte, poi noi ci presenteremo tra virgolette.